Envision TV, direttore editoriale Giuseppe Corradini. Stipulata la convenzione tra azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Ancona e Centro Clinico Nemo, realtà nazionale ad alta specializzazione per il trattamento delle malattie neuromuscolari. Il progetto, che è stato illustrato durante la conferenza stampa presso l'Auditorium Sandro Totti, Ospedali Riuniti Ancona, è frutto della collaborazione tra la Regione Marche, l'azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e il Centro Clinico Nemo, e si occuperà della presa in carico globale delle persone con patologie neuromuscolari. L'obiettivo è quello di migliorarne la qualità di vita. L'avvio del progetto Nemo è un traguardo importante per la comunità dei pazienti marchigiani e della costa adriatica, che finalmente avranno un centro di eccellenza per la gestione della malattia, dove saranno al centro del proprio percorso di cura con un accrescimento della qualità di vita. Un traguardo che al tempo stesso è l'inizio di un percorso che darà grande speranza ai pazienti, alle famiglie e all'intera comunità, ha sottolineato Michele Caporossi, direttore generale di Ospedali Riuniti Ancona, riferendosi all'enorme difficoltà di dover convivere con questo tipo di malattia. Malattie difficili, gravi, che coinvolgono la qualità della vita delle persone e hanno bisogno di una risposta eccezionale. Questa risposta avviene a casa delle persone lì dove possibile, ma avviene anche attraverso la centralizzazione di alcuni servizi, specialmente servizi di alta diagnostica e di presa in carico terapeutica dei pazienti, e questo deve essere fatto in pochi punti all'interno del paese. Nell'Adriatico non c'era finora un centro Nemo, quindi ci avviamo fra qualche mese ad avere la disponibilità di un centro che sia l'hub di tutti i pazienti che vengono presi in carico nelle Marche, in Umbria, in Abruzzo, in Molise, in Puglia, lì dove ci sarà questo tipo di riconoscimento del Nemo come hub. Oggi è l'inizio di una strada che sarà lunga, una strada che passerà attraverso la verifica continua del fatto che per i pazienti possa essere fatto il massimo possibile per loro. È una strada di grande speranza che nasce anche grazie al moto di tanti momenti di solidarietà, quali sono le famiglie, le associazioni che ruotano intorno alle malattie neuromuscolari e appunto i nostri interlocutori nel settore non profit, che sono coloro con i quali andiamo a stipulare questa convenzione. Il Centro Clinico Nemo vuole dare una risposta clinica e allo stesso tempo promuovere la ricerca. Nemo è la casa delle persone affette da malattie neuromuscolari, nel quale possono trovare una risposta clinica e un'opportunità di creare le condizioni perché ci sia una ricerca in grado un giorno di sconfiggere le malattie neuromuscolari. Nemo arriva ad Ancona, perché questa scelta? Da sempre Ancona è un punto di riferimento per le persone affette da malattie neuromuscolari. Ci sono persone che conoscono nei dettagli le nostre malattie, c'è l'università, c'è un terreno fertile per dare finalmente una risposta a chi vive una malattia neuromuscolare che talvolta è costretto ad abbandonare il proprio territorio per trovare quelle risposte. L'accordo è stato fatto, sarete dentro Ospedali Riuniti di Ancona. Con quanti posti letto? Saremo all'interno degli ospedali riuniti con 14 posti letto, cercheremo di dare quella risposta che partirà dalla diagnosi fino a tutte le complessità che purtroppo molto spesso le malattie neuromuscolari ci pongono di fronte. Lo faremo con la competenza dei medici, lo faremo con l'università, lo faremo con la regione, perché guarderemo al domicilio, perciò cercheremo realmente di essere tutti i protagonisti, in particolare le persone che vivono le malattie neuromuscolari. In Italia, Presidente, quanti pazienti di patologie neuromuscolari si stimano? Sono circa 40.000 le persone che vivono le malattie neuromuscolari in Italia. Noi crediamo che il luogo di Ancona sarà un punto di riferimento per le Marche, ma guarderà anche altre regioni e altri territori e sarà un punto di riferimento per la ricerca scientifica italiana e internazionale, applicando modelli innovativi grazie al supporto delle nostre associazioni e della Fondazione Telethon. La forza di questo progetto, ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, sta nell'aver saputo integrare tutti gli aspetti necessari a dare una risposta di grandissima qualità. Questo diventa il quinto centro in tutta Italia. C'è stato un lungo percorso che ci porta alla giornata di oggi, ma sappiamo di dare un servizio
che servirà tutto l'Adriatico. Sta nella vocazione degli ospedali riuniti di Torrette proprio di andare non solo come funzione di ospedale regionale ma anche fuori dal territorio regionale, quindi non poteva che essere collocato qui. È molto bella questa esperienza perché quando noi diciamo che l'obiettivo della salute è mettere al centro il paziente, la persona, poi sappiamo quanto è difficile realizzare concretamente questo percorso. La forza, insomma, di questo progetto è che riesce a integrare tutti gli aspetti necessari, dall'altissima complessità, insomma, alle attività specifiche, dando una risposta di grandissima qualità su malattie importanti e normalmente di complessa gestione. È un servizio quindi che guarda in maniera integrale la persona e risponde pienamente al nostro desiderio di offrire il massimo a chi ha bisogno e chi ha necessità. Nemo entra dentro una struttura come quella di Torrette, quindi c'è già l'integrazione fin da questo approccio, quindi sono trovate le forme giuridiche per permettere, forse è stata la parte più lunga del cammino, spesso pensiamo che la cosa più lunga sia trovare le risorse, trovare chi fa cosa, invece bisogna anche che siano sostenute da un progetto sotto profilo amministrativo che regga, perché permetta poi materialmente di poter lavorare insieme, quindi è stato fatto un buon lavoro da parte di tutti, è un progetto che veramente parte dalle associazioni, cioè parte dal mondo che aggrega familiari, persone attorno alla malattia, si coniuga con la struttura degli ospedali riuniti, con una regia della Regione Marche che ha creduto tanto in questo progetto e oggi può finalmente raccontarne la sua implementazione. Multidisciplinarietà e multiprofessionalità sono un valore aggiunto in ambito ospedaliero, ha sottolineato Lucia Di Furia, dirigente del Servizio Sanità Regione Marche, per una maggiore qualità della presa in carico territoriale. Sul livello dell'attività di ricerca svolta dall'Università Politecnica delle Marche si è soffermato con orgoglio il rettore Sauro Longhi. C'è nelle strutture di ricerca, in quello che rappresenta l'Università Politecnica delle Marche, continuità nelle azioni, nelle intenzioni, nella forza, perché noi poggiamo tutto sulla ricerca. Sviluppiamo attività di ricerca di primissimo livello che ci riconoscono nel mondo intero anche su questi aspetti che riguarda particolari malattie neuromuscolari. Abbiamo un'attività di ricerca che vorremmo sempre più potenziare e sempre più renderla utile all'interno della clinica, cioè perché questo tipo di ricerca indirizzata all'assistenza, indirizzata alla ricerca di nuove soluzioni, è quanto di più importante noi cerchiamo di fare, e quindi abbiamo tanti dipartimenti e tante cliniche che operano in questo e continueremo a farlo. Il punto sullo stato dei lavori dei locali che ospiteranno il centro è stato fatto dal direttore sanitario di Ospedali Riuniti Ancona, Alfredo Cordoni, che ha anche parlato di un futuro in cui si potrà arrivare alla ricerca traslazionale. Mentre il direttore amministrativo di Ospedali Riuniti Ancona, Antonello Maraldo, ha messo in evidenza il percorso che si dovrà compiere nei prossimi mesi, che vedrà in campo tutte le professionalità con l'impegno congiunto di Regione Marche, azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Ancona e Centro Nemo. Molto sentito l'intervento di Roberto Frullini, presidente della Fondazione Dottor Dante Paladini Onlus, nonché presidente delle Conf Cooperative Feder Solidarietà Marche e paziente esperto, che si è sempre impegnato con e dentro le istituzioni per una maggiore attenzione prima e migliori soluzioni poi nei confronti delle malattie neuromuscolari. Fondazione Paladini nasce in memoria di un dottore, il dottor Dante Paladini, un neurologo che si occupava di malattie neuromuscolari qui nell'ospedale di Ancona, ed è nata dalla volontà della famiglia dell'ospedale e di Fondazione Serena, l'ente che gestisce il centro Nemo, per dare vita a un'idea, cioè la presa in carico multidisciplinare delle malattie neuromuscolari. Un grosso contributo al progetto è anche quello dato dalle numerose associazioni al fianco del centro clinico Nemo. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Onlus e le sue sezioni locali di Pesaro e Ancona. AISLA Onlus, Associazione Famiglie SMA, Genitori per l'Accoglienza Onlus, Parent Project APS, Polineuropatia Demielizzante infiammatoria cronica Onlus e Collagene 6 Italia Onlus. Il centro clinico Nemo
si troverà al quinto piano del Corpo C della struttura di Ospedali Riuniti Ancona, all'interno del Dipartimento di Neuroscienze. La consegna dei lavori è prevista entro il mese di febbraio del prossimo anno. Noi abbiamo ovviamente nel nostro Dipartimento di Neuroscienze, nella clinica neurologica, tutte le competenze e tutto ciò che serve in questo senso. Quello che abbiamo di meno è un'esperienza specifica che faccia in modo che tutti possano avere una vera presa in carico. È un rinforzo di un'attività che oggi viene svolta, ma può essere svolta meglio se appunto parliamo non di decine di pazienti, ma di centinaia di pazienti, come sarà in questo caso.